Sì, grazie Presidente, intervengo come cofirmataria di questa risoluzione. Finalmente riusciamo a portare all'attenzione di questa Assemblea la questione passante. Parliamo di un'opera anacronistica, un'infrastruttura già vecchia di 10 anni e più, di cui sono sconosciuti i benefici per l'intera collettività metropolitana e regionale. Lo dice anche Autostrade, solo il 12% del traffico di transito attuale su Bologna userebbe il passante e appena il 6% del traffico pesante. Tempo stimato per entrare dell'investimento 60 anni. Un'opera di cui non sono stati contemplati gli effetti negativi per l'agricoltura, i coltivatori, le aziende agricole, l'indotto e l'ambiente, l'assetto idrogeologico ed in generale la sostenibilità ambientale. Un mostro di cemento che si è stimato divorerà 750 ettari di suolo agricolo, che sono pari a 500 campi da calcio, e comporterà il declassamento di 7-8 mila ettari di terreno agricolo, sottraendolo all'agricoltura di qualità, biologica e favorendo nuove speculazioni edilizie. Tradendo poi quindi in partenza l'obiettivo di consumo di suolo zero del programma di mandato di questa giunta e di questo PD sempre pronto a derogare anche ai buoni propositi quando in ballo ci sono gli interessi dei costruttori. Un'opera che rientra in un accordo deliberato dalla precedente giunta esattamente il giorno prima delle dimissioni del Presidente Errani, dopo lo scandalo Terre Emerse. Tutto regolare, certo, noi però qualche dubbio sull'opportunità di deliberare un atto così importante per un'opera così discussa e discutibile in un clima evidentemente non proprio sereno lo abbiamo. Ricordando anche che quell'accordo è stato sottoscritto da un ex assessore oggi indagato e da un ministro degli interni dimessosi per il medesimo scandalo in calza. Questioni di opportunità politica, appunto. Nella nostra risoluzione chiediamo fondamentalmente tre cose. Uno, che si impegni la Giunta ad affermare la propria contrarietà rispetto ad un progetto che non è utile a nessuno se non ai già citati costruttori e che non risolverà in alcun modo i problemi di traffico del nodo bolognese. In questo senso negli anni si sono sollevate diverse voci critiche anche all'interno dello stesso PD. Per citarne uno, l'assessore all'urbanistica del Comune di Bologna Gabellini, che definisce il passante nord di un'altra era. O il collega Paruolo, che in questi anni ha sollecitato giustamente i colleghi a non nascondersi e ad assumersi la responsabilità di dire no al passante, Poi prendiamo atto di questa giravolta e allo stesso modo noi riteniamo che sia necessario fermarsi davanti a questo nuovo inutile ecomostro. E avere il coraggio di prendere in considerazione l'opzione zero, ovvero che quest'opera venga messa definitivamente in soffitta, che è anche il nostro auspicio, e a questo punto è solo nostro. Due, che la Giunta valuti alternative sostenibili e lungimiranti e completi le opere stradali secondarie che sono ferme da decenni, la transversale di pianura, l'intermedia di pianura, l'uscita autostradale dell'interporto, il completamento della nuova Reno-Galliera. Ci piacerebbe poter affermare che l'opera del cemento in questa regione, che l'epoca, scusate, del cemento in questa regione è finita, che oggi il suolo è la risorsa primaria da salvaguardare e l'economia è stimolata dallo sviluppo della rete digitale e non più da quella stradale. Ma più questa legislatura procede e più ci rendiamo conto che purtroppo non è così. Sempre alla faccia del tanto sbandierato consumo di suolo zero, tutela del territorio, come se poi non fossimo già abbastanza sottoposti a fenomeni di dissesto. Non solo, in questi mesi sul suolo interessato dal passante abbiamo assistito a rilevamenti e carottaggi anche in terreni privati, all'insaputa dei proprietari, ad esempio nel comune di Castenaso, nonostante la diffida di un sindaco. Quindi chiediamo come terzo e ultimo punto che la Giunta si attivi per quelle che sono le proprie possibilità, ovviamente, al fine di evitare carottaggi o altre rilevazioni propedeutiche alla realizzazione del passante. Per quanto riguarda la risoluzione presentata dal collega Foti. Io credo che in 10 anni il tempo per capire che quello del passante autostradale nord di Bologna è un progetto totalmente fallimentare c'è stato. Credo che ora sia il momento di avere coraggio, abbandonare una soluzione anacronistica e puntare sul potenziamento del trasporto pubblico, sulle nuove tecnologie, sul potenziamento delle infrastrutture telematiche e sulle cosiddette autostrade digitali. Di quello che per noi non è altro che un gioco delle parti con gli amministratori del PD a livello locale, siamo sinceramente stanchi. Il passante nord non serve e per questo non si deve fare, punto e basta. Per questo voteremo no, quindi faccio già una dichiarazione di voto alla risoluzione del collega Foti.